Dobbiamo pensare a un grande sapiente dell'antichità che ad un certo punto sfida il proprio sovrano e gli dice che se avesse un punto d'appoggio in un altro mondo potrebbe addirittura sollevare l'intera terra su cui noi viviamo. Questo personaggio è un personaggio reale ed è Archimede di Siracusa. Si rivolge al potente di turno, in questo caso è re Gerone II, e poi Archimede viene sfidato dal suo sovrano, dal capo politico di Siracusa, e dice: dammi una prova di queste tue grandi capacità. Tosto fatto. Archimede fa apprestare un grande bastimento, una nave da carico, li fa mettere sopra un certo numero di uomini come equipaggio e il suo carico abituale, ed è lì pronta a essere varata in mare. Ma non c'è bisogno di troppa forza fisica, perché muovendo un sistema di carrucole, di leve, Archimede con una sorta di manopola riesce, tra la meraviglia di tutti, a mandare la nave in acqua, e poi fu come essa volasse sopra le onde. Questo volo di Archimede rende bene l'idea di un maestro della tecnica, capace, servendosi delle proprie conoscenze, non solo di stupire i grandi del suo tempo e tutti i suoi concittadini, ma anche di fare qualcosa di più, ridurre potentemente il lavoro umano, la fatica, e sostituirvi invece il lavoro di un congegno. La sua forza è nella matematica. È convinto che il mondo sia scritto in caratteri geometrici, un po' come scriverà poi Galileo Galilei. Come la nave di Archimede vola sopra le onde, così la fama di questo grande sapiente dell'antichità è destinata per secoli a rappresentare l'immagine più completa e anche più drammatica di colui che dedica alla scienza tutta la propria vita. Archimede nasce a Siracusa all'inizio del III secolo a.C. Secondo alcuni studiosi, il padre Fidia era un astronomo, da cui il figlio eredita l'amore per le scienze. Un amore che cresce nel corso di un viaggio in Egitto, ad Alessandria, dove si lega in amicizia con importanti matematici e astronomi del tempo. Tornato a Siracusa, Archimede si dedica intensamente agli studi. Dalle opere conservate e dalle testimonianze degli storici si evince che si occupò di tutte le branche della scienza: aritmetica, geometria, fisica, ottica, astronomia, non disdegnando anche la progettazione di strumenti tecnologici. Uno degli aneddoti più famosi che si raccontano sul suo conto lo vede entrare in una vasca piena d'acqua. Accorgendosi che il livello del liquido si innalzava al suo ingresso, avrebbe esclamato: «Eureka! Ho trovato!» Aveva scoperto una legge fondamentale dell'idrostatica. Un'altra frase celebre che viene attribuita ad Archimede e che mostra la passione e la fiducia dello scienziato nelle sue scoperte è quella sulla teoria della leva. «Datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il mondo!» Il ritratto dello studioso indefesso e inamovibile ricorre anche nei racconti sulla morte di Archimede. Di sicuro si sa che morì durante il saccheggio di Siracusa ad opera dell'esercito romano. Le versioni sono numerose e discordanti. Secondo la tradizione più affascinante,
un soldato entrò nella stanza di Archimede e gli intimò di seguirlo. Lo scienziato si rifiutò di farlo se prima non avesse risolto la dimostrazione del problema a cui stava lavorando, e il soldato in risposta lo uccise. Le ultime parole che Archimede rivolse al suo carnefice si dice che furono: «Non rovinare, ti prego, questo disegno».